Pino. Wine? Le Pen. Vino! Il vino, che bevanda! La bevanda è interessante, c'è un vino per ogni occasione. Un po' come il vestito, no? Ci si veste in maniera diversa, se dobbiamo andare a correre, se dobbiamo andare a cena. E dove dobbiamo andare a cena? Questo è importante. Il vino è interessante perché è versatile. È una bevanda che suscita amore, curiosità. C'è chi si muove la sera per andare a seguire un corso di degustazione di vino. Pensiamo a novembre, dicembre, fa freddo. Uno ha mangiato, torna a casa, prende, esce e va a seguire anche un corso di degustazione. Succederebbe la stessa cosa per il succo di ananas? No. Andare a seguire un corso per la degustazione del succo di ananas. Il vino ha l'acqua. Diciamo, non è succo d'uva. Sapore di vino è perché c'è l'alcol. E l'alcol libera i freni inibitori. Sì, grazie all'alcol nell'antichità si buttavano giù delle bottiglie incredibili, ci mettevano acqua di mare, resine, erbe, che miele, di tutto. Di tutto perché? Perché c'era questo bisogno. C'era bisogno di bere acqua. Quindi per il vino si è fatto di tutto. E si è iniziato a farlo nel corso dei secoli. Chissà dove, chissà quando. Forse in Georgia, forse in Mesopotamia, non lo si sa, ma non ci interessa nemmeno troppo. Quello che ci interessa a noi è capire che da questa parte del mondo il vino è legato all'idea della tradizione. È un bel percorso che ha fatto il vino, ma soprattutto è nato da questa parte del mondo, ma anche nel nuovo mondo segue le stesse regole. Sì, perché magari noi pensiamo al vino con un'immagine ben chiara, l'immagine della campagna, l'immagine di quello che è il contadino che lavora, di bere in mezzo alle vigne, e questo vediamo succede anche in America.